In meno di un anno alla guida dell'assessorato regionale beni culturali, fece tanto per Modi che per questo adesso la città della Contea vuole ricordarlo. Lo farà giovedì alle 17 nell'auditorium di Palazzo della Cultura con un evento denominato Omaggio a Sebastiano Tusa. Il tutto dopo la terza edizione, lo scorso 13 marzo, giornata dei beni culturali organizzata proprio in sua memoria. Poco prima della sua scomparsa, proprio a Modica, lo ricordiamo, presentò anche il suo libro La Sicilia archeologica. Era il 29 marzo del 2018. Qualche mese dopo morì il 10 marzo del 2019 durante un disastro aereo della compagnia Ethiopia Airlines. Aveva 66 anni e quel giorno avrebbe dovuto partecipare a una conferenza internazionale organizzata dall'UNESCO in Kenya, una delle sue tantissime missioni di studio condotte anche all'estero che lo videro impegnato fino alla sua scomparsa in un'intensissima e appassionata attività non solo di archeologo ma anche di docente universitario nonché di sovrintendente del mare, quel mare che tanto amò e esplorò, riportando alla luce ai nostri occhi stupefacenti e inestimabili tesori proprio dalle sue misteriose profondità. Lo scorso dicembre l'attuale assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà spese anche parole d'elogio non solo in sua memoria, organizzando e aprendo una mostra che custodisce tuttora la sua vita e il suo lavoro, il tutto accompagnato da un video che lo mostra in quello che era proprio la sua vita. La sua attività politica si distinse subito per l'impegno di valorizzazione dei beni culturali siciliani trascurati da troppi anni di mancate riforme. Tusa è ricordato tuttora come uno tra gli archeologi che più hanno contribuito alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale siciliano. Sua l'idea di istituire la sovrintendenza del mare e notevolissima l'attività di divulgatore scientifico anche attraverso documentari e interviste televisive. L'evento di giovedì a Modica è organizzato in collaborazione con la Club d'Italia, l'associazione Proserpina, l'associazione promozione turistica Via e l'istituto di vigilanza privata La Ronda. Sarà presente anche la professoressa Valeria Livigni Tusa, presidente della fondazione Sebastiano Tusa. Figlio d'arte, il padre Vincenzo fu anche egli archeologo di fama, si formò all'Università La Sapienza di Roma per poi legare il proprio nome alla paleontologia e al Mediterraneo, ambiti di interesse che coltivò attraverso la ricerca sul campo. Oggi riposa a Palermo nella chiesa di San Domenico accanto a Giovanni Falcone. Riteniamo doveroso, ha invece dichiarato il sindaco di Modica Ignazio Abate, ricordare il grande lavoro che ha svolto durante la propria attività politica, dove si distinse subito per l'impegno di valorizzazione dei beni culturali siciliani trascurati ormai da troppi anni.